E ciao amici miei, benvenuti oggi in questo mio nuovo video top. Di cosa parlerò oggi? Dei miei 5 tiri preferiti in Inazuma Eleven, che sia Inazuma Eleven Trilogia, Bo Trilogia, Alessorion. Porterò questa tipologia di video che ho pensato così su due piedi in tutto questo tempo. Saranno 5 puntate, uno sui tiri, uno sulle mosse dei portieri, offensive e difensive e armature di Inazuma Eleven Go. Mi fermo fin lì alle armature perché Spiriti Guerrieri e Totem se ne occuperà Bjorn, essendo che lui è un po' più esperto di me sui Spiriti Guerrieri, sui Totem, a parlarne, eccetera. Io invece più o meno vi elenco queste cose, bensì non in aspetto competitivo, perché sono una sega, quello lasciamolo a Ed, ma bensì nell'estetica, è la cosa che tutti apprezzano, non l'estetica. Quindi iniziamo subitissimo con la quinta posizione. Allora, partiamo dal presupposto che è stato difficilissimo fare questa top, ovvero scegliere le mosse di tiro, ma ancora più difficile è metterle in lista. Infatti, in quinto posto troviamo Excalibur di Edgar Partinus di Inazuma Eleven 3. Già dal nome Excalibur ti dà una certa eleganza proprio come il giocatore, ma già ne parlai in un mio vecchio video. Edgar è eleganza pura. Quindi Excalibur poi gli si addice un botto, tipo io non ce la vedrei mai Excalibur, non so, a un Axel, a un Austin. Excalibur bella perché all'improvviso mentre tira esce proprio tutta la spada, eccetera. Spada. Ed estetica, devo essere sincero, è fatta molto bene anche nell'anime. Cioè, la prima volta che Edgar fece Excalibur, diciamo così, quando eseguì la tecnica Excalibur contro Mark a quella serata lì, tipo, Mark, oh, che è successo? Non ho visto il pallone, è entrato nella porta. Quarta posizione, Meteora dirompente di Xayn, Xavier. Vabbè, dello stesso personaggio, in poche parole, della Genesis. Meteora dirompente. Meteora dirompente è molto figa, soprattutto in base all'estetica dei colori che emana una volta dato il calcio al pallone. Ed è bella anche diciamo la posa in cui si mette Xavier mentre sta per tirare. Già Xavier è figo, quindi andiamo avanti. Meteora dirompente è figa, secondo me. Non sono un esperto, come ho già detto, di competitivo, ma vedo solo l'estetica. Mi piace la mossa come è stata fatta, che per me penso che sia anche bella potente. E niente, passiamo alla terza posizione. Sul podio è difficile. Sul podio è difficile perché sono rimaste le ultime tre. La prima posizione è già so, e sarà anche scontatissimo. Pinguino Imperatore numero 1, eseguita da Devin Sanford in Inazuma Eleven nella seconda stagione, posseduto dall'Absolute Royal Academy. Viene detto nell'anime e anche nel videogioco, è una tecnica proibita che non va usata più di due volte. È figo vedere una cosa del genere, tipo appunto tecniche proibite, sta roba qua. È bello anche il fatto che all'improvviso non è il solito pinguino imperatore, tipo come la usa Jude, ovvero il pinguino imperatore numero 2, che tu fai il fischio e escono i pinguini per terra, oppure come la segue Aizaki. No. Lì il fischio c'è sempre, perché ovviamente viene richiamato i pinguini. Alzi la gamba, i pinguini tipo ti mordono la gamba. E anche come tecnica di tiro, usandola in Inazuma Eleven 2 nel videogioco, perché io ovviamente con tutte le mosse qui, come ho già detto, non penso al competitivo, ma bensì guardo all'estetica e la forza. Gioco mentre sto giocando per cavoli miei, e quella mossa, devo essere sincero, usandola, cioè, mi trovavo bene, perché bene o male non riuscivano facilmente a pararmela. Poi dipende pur sempre dalla CPU, dai livelli, eccetera, questo è vero. Però Pinguino Imperatore numero 1 approvato, già David Zenfone è un gran figone. Con questa mossa lui è ancora di più, e mi raccomando, viva i pinguini, perché in quell'anime, se ci sono i pinguini, vincerete. Seconda posizione, Colpo Supremo di Byron Love. Esteticamente è fighissima, anche perché è bello vedere che all'improvviso escono le ali dietro a Byron, proprio a dire, oh, io sono una divinità, non mi devi sfidare. Che poi divinità, ma boh, si fa per dire. Già Byron è un figo della Madonna. E vedendo quella mossa, tipo quando sferra il calcio, all'improvviso la palla diventa gigante, tutta con quella dell'elettricità attorno. Che mentre nell'anime la sta seguendo, all'improvviso, mentre il pallone sta per andare vicino alla porta, tutto il campo inizia a
diciamo, a distruggersi, se vogliamo dire così. Inizia a farsi delle crepe un po' sul campo, soprattutto vedendo nella puntata dove sconfiggono la Royal Academy, che trovano tutto il campo devastato, eccetera. Là sicuramente Byron si sarà dato da fare col colpo supremo. E approvo, mi piace un botto. Prima posizione invece, come ho già detto, sarà scontatissimo, ok? Perché penso che si sia capito chi è il mio personaggio preferito ormai. Quindi, chi potrà mai essere se non Sean Frost con la sua tormenta glaciale? Non lo nego che ci ho provato pure io più di una volta. La prima parte mi è riuscita bene, quella là con il giochetto con i piedi. La seconda a fare la giravolta no, mi sono azzeccato per terra più di una volta. Però detto, a parer mio è una delle mosse non più eleganti, perché come ho già detto ce ne sono tante di mosse eleganti. Prendiamo per esempio Excalibur. Però c'ha quel suo fascino particolare che si addice proprio a Sean, che mentre la esegue all'improvviso si crea tutto il ghiaccio attorno al pallone, le scie. Bello, mi piace. Noi di solito diciamo sempre, sì, ma l'adattamento italiano non è dei migliori, le pronunce, bla bla bla. E sì, qua c'avete ragione, pure io lo dico a volte, però secondo me non c'è voce più azzeccata a Sean come ce l'abbiamo noi qui in Italia, a parer mio. L'ho sentita pure in giapponese, sì, bella, ci sta, però quella italiana ormai sono affezionato tantissimo. E sentendolo dire il nome della mossa nel doppiaggio italiano, ci sta, spacca veramente di brutto. Otto punti a favore in più alla tormenta glaciale, quindi bellezza del tiro. Estetica molto figa. L'adattamento italiano in cui Sean pronuncia il nome della mossa ci sta di brutto. Potenza, come già vi ho detto prima, basandomi giocando da solo oppure guardando nell'anime, molto figo. Che dire, spero di riacchiapparvi in un prossimo video. Che dire, lasciate like sotto i nostri social, dovete seguirci, tra cui anche il mio Instagram, molto importante. Io metto tanti belli spoiler corposi sui video di Nelson Millennium, c'è un quadernino qui tutto pieno di roba, pieno di video per voi. Ditemi un po' le vostre 5 tecniche di tiro di Nelson Millennium preferite. Quindi niente,